Proprio c'era un foglio dietro con le giovine di San Giudanzino. Non c'è chi la protegge, chi la soccorre, vengono fatti in modo sbagliato, senza volontà da parte degli operatori che esercitano questa volontà, e i premi sono sfruttati. La gente non sa che non sono nemmeno sanificati in modo giusto. Mandano gli strumenti, prodotti particolari per sanificare, per pulire i vetri, mandano anche il materiale. Linea fa di solito? Mi fa poi giù. Trova gli autobus puliti o sporchi? Non perfettamente puliti sicuramente. Per il discorso sanificazione invece se ne fanno? No, non li conosco. La regola quale sarebbe? Ogni 4 giorni dovrebbero fare la sanificazione, ma non so se ogni giorno o tutti i giorni. Proprio c'era un foglio dietro con le giornate di sanificazione. La sanificazione c'è adatta a tutti i giorni, ma non lo so se c'è più. Poi lo sai, le sanificazioni ti danno la soccorre. I treni ogni quanto andrebbero sanificati di norma? Il protocollo diceva che praticamente ogni giorno doveva essere sanificato. Vengono fatti in modo sbagliato, senza volontà da parte degli operatori che esercitano questa volontà, che prima finiscono, prima se ne vanno, e soprattutto il problema sta in chi deve effettuare questi controlli su questi operatori esterni che non lo fanno. Si nota probabilmente sul servizio giornalieri, i treni sono sporchi. La gente non sa che non sono nemmeno sanificati in modo giusto. E in cassa integrazione tutto l'appalto dal maggio del 2020, quindi da quando è cominciata la prima fase della pandemia, con i lavoratori che sono stati costretti per motivi economici a lavorare 1 ora e 20 in meno. Le sanificazioni, gli obblighi delle pulizie più di una volta al giorno. Ogni singolo euro è stato messo a disposizione dalla regione. Le regioni sono state sovvenzionate dal governo. Le aziende non possono assolutamente lamentare la carenza economica per effettuare quegli obblighi di legge che erano previsti. Dispositivi, non viene consegnato il materiale. Se un lavoratore non ha lo strumento per fare la sanificazione, è chiaro che l'autobus non può essere pulito. Mancano gli strumenti, prodotti particolari per sanificare, per pulire i vetri, mancano anche il materiale. Non c'è sicurezza, non ci sono armadietti, spogliatoi, guanti, mascherine. Solo nel 2022 sono stati 3 o 4 cambi d'appalto. Sono 3 anni con i susseguirsi di varie imprese siamo rimasti in cassa integrazione. Se per fare una stazione le 8 ore completava tutto, adesso nelle 3 ore, 4 ore non puoi riuscire a completare la stazione. E quali sono le motivazioni di questa cassa integrazione? Che non riesce a sostenere il costo del capitolato d'appalto. Mi è arrivato oggi con 7 giorni di ritardo, sì. Sono stipendi, possiamo definire da fame, contratti nazionali che fanno ridere i polli. Il committente ufficialmente lo ha dimostrato che paga puntualmente le ditte appaltatrici il dovuto della capitolata d'appalto. Quindi non riesco a trovare una giustifica in merito a questo. L'internalizzazione cambierebbe tutto, perché non ci sarebbero più terzi in casa sua, ma sarebbe direttamente l'ANM a gestire il proprio lavoro.